Allo, allo! Buttiamoci, buttiamoci, andiamo. Che fatica, ragazzi. Questi giorni veramente sono stati faticosi e anche un po' stronzi, to be honest. Bruttissime notizie quelle di Miura. Non so che altro dire. Cioè, credo che tutti quanti anche nella community dei Souls ne stiano parlando recentemente, quindi magari non parliamone troppo, perché comunque quello che avevo da dire è... Ciao Nipstark, ciao Freddy, ciao Galv, ciao Gigi, ciao ragazzi. Quello che avevo da dire l'ho detto sui gruppi, principalmente il gruppo Telegram, quindi non credo ci sia effettivamente bisogno di dire nient'altro. L'unica cosa che mi sento di dire, ragazzi, è che insomma, mi è dispiaciuto talmente tanto che non sono neanche riuscito a fare live. Cioè, veramente, avevo un magone per tutta la giornata incredibile. E quindi ho detto: no, sti cazzi, piuttosto che andare in live così e sentire tantissima gente che mi dice: hai saputo di Miura, eccetera, eccetera, eccetera. Piuttosto ho detto: no, dai, mi prendo un giorno libero e lo scambio con il mio giorno libero solito. Quindi. Ho fatto questa cosa e spero che vada bene comunque. Spero di non aver dato troppo fastidio. E quindi niente. Che c'è da dire? Nulla. Dobbiamo caricare una partita. Abbiamo lasciato in sospeso una run per 2 giorni. Quindi sarà una cosa terrificante. Allora, 51 e 41. Parrebbe. Andiamo con lui? Credo che sia lui. E dobbiamo. Siamo prima di Sense, se non sbaglio. Credo di sì. Ah, prima di Sense con questa roba qua. Ok. Devi dare un'occhiata. Ok, possiamo andare. Ciao, Motorta. Mi è esploso il modem per 3 settimane. Che mi sono perso. La run con l'arco l'hai fatta? No, Freddy. Come al solito. Nelle informazioni ci sono scritte le run che ho concluso. Quelle che ho concluso vengono scritte nel titolo. Nel senso di. Siamo ancora 5 di 8 da quando c'eri anche tu. Quindi sicuramente no. Ma già è vero che ho l'anello del cazzo qua. E lui non mi caga. A me ha colpito dal punto di vista sociale. Ho letto Berserk, ma non sono un fan sfegatato. Non è possibile che condizioni di lavoro del genere esistano ancora nel 2021? Guarda, condizioni di lavoro del genere. Non sono neanche convinto che sia solamente per quello. Nel senso, è anche una cosa genetica che può succedere. Non necessariamente uno deve lavorare così tanto quanto lavorava Miura per farsi venire una di quelle robe che gli è venuta a lui. Però sì, capisco che possa non aver giovato troppo. Anche se, come ha detto anche giustamente Sabaku, Miura non si è mai... cioè non ha mai detto sì, va bene, mi adeguo a quello che vuole il mercato. Ha sempre fatto le cose con i suoi tempi, per quanto fossero tante cose che lo spingevano a voler lavorare di più, cioè a dover lavorare di più. Però ha sempre fatto le cose con i suoi tempi. Beh, vabbè, ragazzi, comunque la morale della storia è che probabilmente Berserk lo continueranno e non andrà bene a nessuno, me compreso. Però i soldi li devono fare. E per quanto i collaboratori possano essere effettivamente, cioè possano gestire bene la cosa. Non sarà mai la stessa cosa, quindi...
Quindi ci ricorderemo tutti quanti di quello che ha fatto, fin dove è arrivato. E se qualcuno inizierà Berserk, ragazzi, ricordategli che fino al capitolo 40 è leggibile. Dal 41 in poi c'è stato un cambio culturale impattante. E vabbè, invece per quello che riguarda questa run, ragazzi, niente, stiamo facendo le cose al meglio delle nostre possibilità. E vediamo dove riusciamo ad arrivare. Io dico che si muore ad Ness. E mi sono innamorato di questa canzone tantissimo. Queste sono le news recenti. È un nome blu? No, è Debbie! È Debbie! Ciao Debbie, come stai? Ciao, bellissimo. 4 tits, falò potenzia. 4 tits. Bene, bene, tu Markino. Ma io si va avanti. Non so se hai saputo di Miura, Debbie, quello mi ha un po' ucciso dentro, però oggi va. La felicità al 60%, sì, dai, lasciamo così, per oggi sì. Il Todd ovviamente non è stato aggiornato, se c'era qualcuno che se lo stava chiedendo. Però dai, ci sta. Debino, ho visto anche che hai fatto delle storie, ma tutte le volte che le aprivo e che ce n'era una nuova, ero in una situazione in cui non potevo ascoltare. Quindi o inizio a mettere i sottotitoli nelle storie, oppure le guarderò in un secondo momento se saranno ancora. Sono cazzate, ok. Fa sempre un po' piacere staccare la testa e sentire un pochino di cazzate di Debbie. Credo che sia più o meno la stessa cosa che fai tu con le mie live. Ascoltare cazzate. Ciao Leo. Grazie del bitin. Non ho capito, non è neanche arrivata la notifica del bit. Cioè, Streamlabs sta effettivamente, cioè, sta esplodendo. Vuoi bene? Ho notato, non so che cosa è successo. Fatica oggi. Lui è veramente faticoso.
Mi chiedevo perché se io chiedo un cono con raro crema e vedermi cioccolato. su Twitch il pome, quindi sì, grato mero umano e isosbist. Ok. Adesso leggo, Debbie, solo che devo fare il boss. Il beat mi ha fermato dal poter leggere il resto. Willem de Dick! Era un golem 99 bombo, ok, in storouting mi servono, non sono scemo. Mi chiedevo perché se io chiedo un cono con crema e cioccolato mettono prima il cioccolato e poi la crema. Io ho chiesto crema e cioccolato. Perché se il cioccolato fondente sopra. Sai, aveva fatto la stessa identica domanda anche mio cugino. Letteralmente l'ha fatta in gelateria. Perché credo almeno. Credo che fosse la storia. Che la storia fosse così, però non mi ricordo. Mi ricordo che qualcuno comunque gli aveva dato questa risposta. Perché lui appunto voleva il cioccolato fondente sopra. E invece. Gli hanno risposto che devono mettere sotto il gusto più denso e pesante. Perché se lo mettono sopra, entra dentro il cono e succedono danni. Quindi di solito quello più denso e pesante si mette sotto. E poi la roba più leggera si mette sopra. Quindi per esempio la crema, essendo più leggera del cioccolato, che fa da base, si mette sopra. Il limite del ginocchio andrebbe bene uguale, in effetti, sì. Ma io voglio prima la crema. Debbie. O ti fai il cioccolato, il gelato da te. The more you know, the more you don't care about. Esatto. Ciao Poxo. Come va? Niente. Spero che fosse per la chat, voglio. Ordina il cioccolato al latte. Il cioccolato al latte comunque sarebbe più denso della crema. Mi prendo la coppetta e fa col sistema. Quello ha senso. Inizi a mangiarlo dal cono. Confermo la storia del gelato. Ecco. Sei gelataio, Pox, no? Ma si prende il cono perché almeno non si deve buttare niente. Mentre se ne gira non si deve cercare un cestino. Anche quello è vero. Però ci sono i fazzolettini, Debbie. Ciao PR. No, ma lavoro in un ristorante da abbastanza tempo. Ah, vedi, la sarà quella. He has the knowledge. Meglio andare di qua. Oh mamma. Oh mamma. Perché do i calci? Una run di Mr. Maggiordomo.
anello sul polso a causa di una portiera che me l'ha schiacciato. Beh, non è neanche tanto. Avere solo un pallino nero dopo quello non è neanche tanto. Come sarebbe il gelato al gusto Dark Souls 1, 2 e 3? Ah, Dark, gusto Dark Souls 1 sarebbe tutti i gusti più 1. No, sarebbe un arcobaleno di gusti Dark Souls 1. Dark Souls 2 saprebbe di merda. Dark Souls 3 sarebbe un gusto preso a caso. Un gusto preso a caso a occhi chiusi. Ma scusa, come funziona l'IA di questi cosi? Male, quella dei guardiani dipinto, male. Perché odiate tutti Dark Souls 2? Non odiamo tutti Dark Souls 2. E la risposta è molto lunga e tediosa da spiegare. Esattamente come il gioco. DS2 che odia noi. Questo sarebbe cioccolato e peperoncino. Mi piace molto. No, vabbè, ma anche la cacca piace a molti. Cioè, non piace a molti, però qualcuno piace. Mi devi spiegare anche sta roba delle frecce che non l'ho capita. Che cosa? Le frecce fanno rumore, i nemici si spostano verso la freccia e alcuni muoiono e altri invece si spostano e basta dove voglio io. Semplicemente perché fa rumore la freccia, tutto qua. Infatti spesso e volentieri i teschi esca sono un po' inutili. Pausa alle song. Se riesco. Gusto per Sekiro e Bloodborne. Bloodborne sa di. Sa di cozze. Gelato alle cozze. Sekiro è un po' della stessa cosa di Dark Souls 2. Anzi, no, Sekiro è un gelato normalissimo del gusto che vuoi. Anzi, deve essere. È un gusto molto pesante, tipo, non lo so, Nutella. Un gelato enorme alla Nutella. Però, quando lo mangi, c'è qualcuno che tipo ti spamma in faccia dei simboli, dei kanji giapponesi ogni 2 secondi. Subito così. Per 1 HP non ero in cazzo in culo, non ero. Marco, buon pomeriggio, ciao, ciao Moni. Ah già, la canzone la posso far ripartire per un pochino.
Qua cosa devo fare da lui? Devo prendere le frecce. Allora, devo far vedere una cosa a Rorans qua. So che probabilmente non è in chat, però se riuscite a clippare appena inizio a parlare della strat, mi fate un favore. Ok, clippate da qua. Dunque, Rorans, quel gigante lì, quello che sta vicino alla nebbia, quando tu scendi queste scale, vedi si aggra. E se tu scendi quando lui ti sta ancora guardando, è pronto a correre verso di te e attaccarti. E anche se adesso gli tirassi delle frecce vicino, lui non si girerebbe comunque perché mi vede. Quindi quello che faccio io di solito non è per scaramanzia che sto fermo qua per un po', e di solito spengo la musica in questo momento. Mi serve perché lui perde l'aggro. Appena si gira così, scendere è molto più, è più sicuro. Ok. Vediamo. Vedi? Adesso quando scendi lo puoi far girare, gli puoi far girare la colonna. Comunque adesso io l'ho presa molto larga, quindi non ha girato la colonna, però puoi fargli fare il giro della colonna ed è safe. E giustamente RNG di merda, Vanessa, perché, you know. Ben bassi. Mark è molto divertito. Da cosa? Da Ness. Sono qua che fremo all'idea di dover rifare un'altra volta se perdo questa run. Grazie ragazzi, grazie di tutte le clippine. Le avete fatte a posto così, non c'è bisogno di postarle necessariamente in chat. Dopo me le vado a recuperare nelle clip popolari delle 24 ore. Nel senso che sei un sacco apatico in questo momento, ma non so se hai visto, ma ero dentro una boss fight. Ma scusami, nelle tette? Quasi. Sì, ho visto le. Allora,
Adesso dobbiamo andare al santuario per il Lord Vessel. Ciao bobina. Non sapevo si potesse correre dietro quando fai il salto. Pensavo avesse knockback. No, 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 ce l'ha però solo tipo sotto di lui. Oh, hi Mark. I did not hit her. A quanto pare. Con quale voglia? Oh. Boogie Wonder. Thanks. Boogie Wonderland. Esattamente, sono proprio le pulsazioni cardiache. Se devo avere paura di sto tipo. Ragazzi, non ho l'anello del drago dormiente. Oh, dammit. Un brutto colpo per il morale. Non è un problema. È una cagata, però ce la siamo scordata. Usi il segno oscuro per tornare a prenderlo? Ma sì, dai. No, potrei in realtà. Cioè, vedi? Vedi, Bob, è quello il problema. Che io adesso potrei. Non ho umanità e le mie anime non mi servono. Cioè, quelle 1000 anime non mi servono. Cioè, io potrei perderle tranquillamente senza prendere l'anello del sacrificio. Ma tra l'altro ci devo andare a piedi. Senza... Eh no, anzi, sai cosa? Cioè, lo devo proprio usare. Devo usare il simbolo oscuro. Hai capito? Cioè io in questa situazione lo devo usare il simbolo oscuro. Quindi, cioè, in qualsiasi altro punto della run andava bene. Sferire real estate. Il falò è acceso, non hai ucciso la guardiana. Appunto.
Niente, confuso anello. Ma come confuso anello? A che anello stai pensando? Wonderland. L'anello che ti droppa il maghetto scemo. È lui, Jack. È lui. Lo puoi avere in due modi. Boogie Wonderland. Scusa un attimo. Ok, sì. Barabara. Da quando la stream di pomeriggio? Da quando ho una run attiva da 2 giorni e non la finisco. Prima o poi lo dovevo fare. Comunque, ragazzi, la prossima sezione io non ho un modo per farla. Cioè, non lo ho. Quindi sarà a culo. Mi è arrivata la scheda video che sto aspettando da 8 mesi. Io ho comprato una PlayStation 4, ragazzi, per fare Bloodborne. Vedete un po' voi. BPM a 100 quando arriva September di sottofondo. No, è più per il fatto che sto per fare la sezione degli archivi del Luca. Allora, vediamo. Maggio strat. OSI Bloodborne. OSI Bloodborne. Fanculo. Non ha fatto neanche il balletto. Cioè, non lo so, è impazzito. Cioè, veramente. Ragazzi, come vi ho detto, se sono durante una run di solito non scelgo le canzoni, le lascio andare e basta. I verdi giorni faceva ridere, forse. Forse, molto poco forse. Ragazzi, io ho un'anima, cioè che cosa mi tengo l'anello del sacrificio a fare? Letteralmente una. Dove l'ha presa quell'anima lì? Perché ha un'anima? Ah, la lucertola. No, follow. Bella la lucertola che mi dà un'anima. Ho salvato l'anima della lucertola. La singola anima.
Così devi vedere 601. Devo trovare qualcosa che dà 99. Sai che una volta stavo pisolando con Magic Live e avrei dato te con questa canzone? È un problema. Non ti piace, Moni? L'adoro dalla mia infanzia. Era mi butto. Altre 99 lucertole? Ah, yes. Abbiamo un problema. Lui si è girato instant, quindi mi ha creato un paio di problemi. Aiuto. È impegnato proprio oggi per rompere il cazzo. Grazie a Dio sono un po' scemo. Come i cileni, excuse me. Io non ho le più pallide idee, amico mio. Non so di che cosa stai parlando. Però se era una battuta, probabilmente qualcuno l'avrà capito. Non io. Cavolo. Big F. Ho un QI troppo alto. Come si chiama quella Bob? Pippo Special? Peppo Special? Non lo so. È Peppo o Pippo? Peppo, credo. Ah, Phil Special Man, è vero. Ha saltato. Ha saltato. Questo fa paura, Quando salta, ragazzi, quando salta. Quando salta. Quando salta. Arrivederci, buon uomo. Te la sei cavata, no problem. Insomma, ho avuto un piccolo infartino. Stavo per joinare Miura. Too soon? Maybe a little bit. Minato. Mark Big Brain sugli archivi. La strat non può essere sbagliata se non esiste. No, ascoltami. Non è colpa mia. Cioè, io ce le ho provate di tutte. Cioè, le ho provate tutte quante per gli archivi. Ma in un modo o nell'altro trovano sempre il modo per rompere il cazzo i nemici. Non c'è niente da fare. Cioè, uno può impegnarsi quanto vuole a fare le cose per bene. Ma gli archivi riescono comunque a rompere i coglioni in qualche modo. La Borra Strat arriva.
Qui dietro l'angolo, la borra astratta. Però vi faccio la versione evoluta. Questa è la borra astratta in movimento. Niente. La borra astratta in movimento non mi viene mai, ragazzi. Si blocca sempre in qualche cosa di strano la freccia. La borra! Niente. Allora, tizzone di cristallo. Ah, già, abbiamo preso il chunk. No, bello. Quindi sarà una run che non ho mai fatto questa, perché è un livello in più che io non ho. Thanks. Di cristallo, falò archivi, Chunk Anor Londo. Camera. Ciao Luke, benvenuto nella legione, grazie mille, follow gentilissimo. Scusami, hai appena chiamato un controller dell'Xbox One S Joy-Con? Non ho capito. How are you? Oh, bellissimo. Devo ancora caricare il video. Poi ti mando il link. Allora, evolvi equipaggiamento. Facciamo il piccone lì, cove installo e poi lo potenziamo al P1. Purtroppo potenziarlo più del P1 non è possibile. E quindi ce lo pigliamo nel culo. Conosco bene i controller dell'Xbox, ma si chiama controller, non Joy-Con. Comunque neanch'io ho mai avuto un Xbox. No, Luke, è il contrario. Una no damage ha compresa la no hit, non il contrario. Cuori rossi in basso a destra nella live. È il mio battito cardiaco. Quelli sono i battiti al minuto. Hit dai golemini? No, dai. Se fai punto esclamativo hit, ti viene descritto che cosa è un hit. Così anche il mod non ho capito perché non ha usato il comando.
Nella situazione di dover fare più lavoro quando l'ho fatto io in precedenza. Un po' di tachicardia, Mark? Amico mio, io odio le Red Bull e qualsiasi altro tipo di energy drink, come prima cosa. E come seconda cosa, non so se ti sei accorto a che punto della run sono. Avere un pochino di tachicardia credo che sia più che normale. Soprattutto dopo che ho passato una sezione orribile. Erano 75 al minuto all'inizio di questa live, battuta. Come ti trovi contro City senza palle? Tecnicamente dovrebbe essere molto semplice. Però non l'ho mai fatto con il piccone al più 11, l'abbiamo sempre fatto col piccone al più 12, solo che la lucertola stavolta ha deciso di non darci nessun chunk di titanite perché... Troppo bello facilitare le cose per il signor Markish. Grazie evento della resub. Dammi un secondo che sono un po' concentrato al momento, insomma, un livello ha cambiato un po', le cose. Perché dovevano essere 5 R1 e un R2. Forse ho colpito il tentacolo, ma ha cambiato molto le cose. Cazzo, per un livello così tanto. Che tristezza. Speriamo che 4 R non mi dia troppi problemi. Ventu! 13 mesi, attenzione! Grazie mille della resub per 13 mesi, bentornato tra i capitani, grazie mille davvero tanto 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 della sub. E goditi lo stemma, le emote e la visione senza pubblicità. Ancora non hai utilizzato il tuo Behelit. Che schifo adesso avere il Behelit come cosa che tutte le volte mi ricordo di Miura. dunque, per Sith non faccio livelli? What the fuck? E beh, dopo dobbiamo fare 35-40, quindi faccio 33-40 adesso. Poppy Poppy, benvenuto nella regione, grazie mille del follow, gentilissimo. Povero Andre, Andre merda.
Shiva, sei una merda. Infame. Ci va Shivala. Quella è la Fairlead della piromante della Parude. Quelana è la piromante della Parude. Parude pa, della Parodi. Benedetta Parodi. E invece Quelan è la sorella di Quelag. Che tecnicamente sarebbero tutte e due sorelle, però hai capito. Quella malata, la Fairlady. Io adesso tipo ero alla prima attacca, al più 2. Quindi già, era già finita la boss fight, con un potenziamento in più. Cioè, se adesso prendo hit, ringraziate la lucertola, ragazzi. No, vabbè. È assurdo, però. Assurdo. Boing, 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 boing. Che palle. Grazie di GG, ragazzi. Pronto. Come mai niente Sambro tra i preferiti? Sambro? Cosa? Ah, dici Soler? Mi sta sul cazzo Soler. Bella, molto bella la sua quest, ma lui mi sta sul cazzo. Non aiuta mai a fare niente. Solo un impiccio. Voglia che ho di fare 4 run. Fino a 140 nuova com. Ma che cosa, i battiti? No, non mi ricordo quali erano i. Qual era il record. Soulsborne? Ma vai a cagare, sei un coglione oggi.
Hashtag non ne consigliate una troppo difficile perché tanto non la cago. Maggio, Soulsborne. Soulsborne senza demons. Ha più senso la bomba incendiaria normale. Avevamo detto, no? E se due no hit il boss speed DLC, ecco appunto. Forse devono essere nere qua. Forse funziona solo con le bombe nere. Ops. Accetto il tuo parere, ma sappi che sei una brutta persona comunque. Per Soler? Mio com sarebbe finire una run senza sudare. Questo è lore. È lore. State parlando del merdone di Soler? Esatto, proprio lui. Che poi non sia molto utile è un altro discorso. Ma guarda, se anche metti 100 volte, fai partire 100 volte la boss fight del drago famelico, evochi Lothric e Soler, ti assicuro al 102, anzi al 200% che almeno il 90% delle volte quello che rimane in vita è Lothric. Perché Soler è scarso. Fine. Non c'è nient'altro da aggiungere. Soler è scarso, come Samon. So take a look at me now. So take a look at me now.
Dove sta andando? What? Beliavable. Ultima. Cosa fa? Perché va avanti e indietro? Pianta lì. Inutile testa di cazzo. Oddio, insomma. È andata un po' così oggi, eh. Il suo carattere, la sua disponibilità. Vabbè, ma in realtà, cioè, lui ci guadagna lo stesso a chiederti le cose. Perché lui comunque ha un obiettivo. Sta inseguendo quell'obiettivo anche lui, non è. Non lo fa solamente perché ti vuole bene di darti una mano. Niente, ogni singola volta noi dobbiamo fottere questa parte. E nulla da fa. O è così o è così. Adesso provate a tirarla un po' più a sinistra. Allora, per Rorans, sempre per Rorans, se qualcuno vuole clippare. Aspetta i fantasmi, Rorans. Stai qui, aspetta i fantasmi, poi scendi. E li aspetti lì, non sono dalla porta. Grazie, Moni. Ma se la run deve finire da qualche parte, finirà qui. Ok, non usi il simbolo scuro prima della culla. Metto l'elmetto. L'elmetto porta fortuna. Dai, cazzo. C'ho pure un livello in meno.
Adesso non so neanche come mi gestirò i fantasmi al ritorno. Perché quelli sono un problema. Questa è la run dell'OnlyFans. Cosa droppo, no? Tenete blu. Sì, Luke. Pensa poi no hit. Che divertimento, eh. Vabbè, non vi dico che cosa mi è passato per la testa, ve lo dico alla fine della run se la finiamo. Avevi visto i giochi? Mi sa di no, Ryu. Adesso ho smesso di correre un attimo, magari non mi fa l'attacco di me. Non ho idea di dove sia. Non ho la più pallida idea. Se va così saranno 4 comunque. Wow. Saranno 4. È come se saranno 4. Saranno 4. Sì, ok. Ok. Non ti avvicinare, mi raccomando. Ah, ok.
meno male che non è andato l'altra colpa. Ecco, non è stato un fight facile. Sarò sincero, non è stato un fight facile. Non è stato un fight facile. E niente, adesso abbiamo dei livelli in più che non si sa dove cazzo mettere. Il Mao. si mette in forza. Ah, dovevo livellare intelligenza così non uso il simbolo scudo. Da d'ora in poi la livello. No, scherzo, scherzo. Mettiamo in forza. Santuario del Gamma del Fuoco, Bernito? Yes, credo di sì. Mettili nel segno oscuro. Che cosa devo mettere nel segno oscuro? Cos'è questa intelligenza di cui parlo? Dunque, io ho un osso del ritorno. Come cazzo avevo fatto a usarne così tanto prima? Vabbè. Ecco, ora c'è da pregare per lo scheletro delle catacombe che non faccia robe strane. Perché potrebbe. Ah, giusto, potrei fare l'attacco in salto. Non ci ho pensato. E sapete che forse è più safe. Forse è più safe, però non serve tecnicamente. Allora, facciamo così. Se adesso prendo hit, dalla prossima volta in poi. È morto. Adesso prendo hit, dalla prossima volta in poi faccio l'altra strat. Non ho preso hit. Fa paura però. Funziona. Finché la barca va, lascio andare, no? Ecco, vedi, questo adesso è perché avevo il coso al più uno. Sì, usiamo questi, chi se ne frega. Madonna. Aveva fretta di morire lui. Niente. E anche oggi l'RNG ci ha mangiato 10 minuti di run. Maggio Strat, mi sarebbe piaciuto, ma è esploso. Ciao Marco, hai mai giocato a Dark Souls? No. No, però me l'hanno consigliato già in tanti. Certo, Ticchio. Comunque, ciao. Benvenuto nella chat. Uno scheletro che sta correndo, la cosa non mi convince troppo. Più che altro perché non so perché è lì. Se vuoi sapere che cosa viene considerato hit, che cosa viene considerato damage, puoi fare punto esclamativo hit e punto esclamativo damage. Mm.
Mi chiedo se abbiamo tutto ciò che ci serve. Credo di sì. Scivolino tattichino, Pog. Ok, non possiamo più potenziare niente, dobbiamo andare direttamente da Nito, se non sbaglio. Fatemi controllare gli appunti, ma mi sembra di non aver scritto assolutamente nulla. Ah, maschera del figlio dopo Nito, 35-40 qua dovremmo avere, abbiamo già tipo 41, 40-41, quindi... Ok. Cavaliere nero attaccato al culo, lovely. Questo è l'ore di Barrot, che cerca di prendere tutte le lucertole. Meglio il nostro Mark o Sabaku su Dark Souls? Per me Mark gli apre il culo e niente. Queste discussioni poco utili. Che non fanno altro che dividere la comunità. Ma scherzo, Impero, non ti preoccupare. Usi le anime ora così? Per mantenermi... Ah, no, mentalmente. Ciao, Oliva! No, sì, probabilmente l'avrei potuto utilizzare in un altro momento per perdere meno tempo durante la run, quello è vero, però mi servono anche un po' d'antistress in certe situazioni. Certe volte faccio delle cose anche se si potrebbero fare in un altro momento, proprio per rilassarmi un attimo. Mamma mia, che fastidio, Nito. Dai, anche Nito è andato, ragazzi. Nito è Ito. È stato finito. È...
Vai a casa, ma sono a casa, Bobbo, what the fuck? Allora vattene di casa, Marini. Wow, ho aumentato di 5 il mio danno. Finito, finito, top 10 battute del 2021. Non da lei, buon Markish. Queste freddure me le aspetterei da Nox. Ma Nox è scema. No! Allora, fermi tutti. Però Nito e Ito non è banale, è vero? Hai visto? Ciao, stregatto! Allora, ti acquisto una pietra prismatica e una maschera del figlio. Cosa ne pensi? Ah, yes. My friend. Di che colore sarà questa run? Il mio colore preferito. Viola. Spicy. Attenzione, si è ricordato Mark di prendere la maschera del figlio e le umanità da Patches. Contiamo se ne abbiamo abbastanza. Ne abbiamo una più 4, quindi 5, più 5. Ragazzi, ma lo vedete che c'è qualcosa che non va? Cioè, contatele. Adesso ne ho una più 4 fa 5, più 5 fa 10, più 20 faceva già 3. Ne ho 3 in più. Perché in quella run me ne mancava una? Cioè, com'è possibile? Ho pure dato l'anello del sacrificio, eh. Sono 33, Mark. Non lo so, sinceramente. E vedi, io non capisco. Cioè, non ho droppato umanità da nessuna parte. Non. Io non lo so. Cioè, me ne mancava una in quella run lì. E adesso averne 4 in più rispetto all'altra run. Ah, beh, no. Sono le 4 in più di Patches, ragazzi. Siamo coglioni. 33, giusto. Sono le 4 in più di Patches. Allora, effettivamente, Patches lo devo uccidere per forza. Che schifo. Cioè, in store outing, tecnicamente, la cosa bella è che non dovresti uccidere robe strane per avere. E invece. Invece. Against the odds. Bruttino. Buon RNG anche con l'ascensore. Stonks. Esatto, Antonio. Proprio quello. Comunque non abbiamo muschi, quindi dobbiamo curarci. Palle. Esattamente nell'anno damage. Come si passa a Blighttown? Ah, con i muschi. Semplicemente con i muschi. Markish, ti prego, no. È la battuta? La battuta di Nito. Insium. Ui. Chiave universale? Per cosa? Per l'inizio? Sì. All'inizio di tutte le Noit c'è la chiave universale. E tutte quelle che ho fatto finora, almeno. E
E a volte le prendiamo tramite il ladro, che ce l'ha come dono base, più le bombe nere. Oppure in questo caso abbiamo preso bandito e chiave universale. Allora, anima della guardiana. Siamo a 6. Anime. Scusatemi. Umanità gemelle. E poi 20 di queste. Stringi patto. Yes. Non usiamo un simbolo oscuro e offriamo 30 umanità. Distance PB. Partiamo dal presupposto che, ragazzi, questo qua è un personal best di distanza nella run. Quindi, dai, siamo già contenti così. Che significa che. E tra l'altro, non troppo lontano dall'ultimo PB che ho fatto. Quindi, significa che stiamo avanzando piuttosto velocemente. Comunque non per l'arma più 15, per fare l'arma più 10. Più 15 servirebbe il tizzone gigante che sta a Petit Londo. L'arma la facciamo cristallizzata al più 1 in questo routing. A Dino è piaciuta la strat? Nel senso che la guarda. Ah no, quella di Sullivan? Dai, White, fatti vedere allora in chat. Digli tipo, Markish is happy that you liked the strat. C'è morto, ma ha detto che è 10 volte meglio. Ah, c'è morto. Comunque volevo dirti di scrivergli, Markish è felice che ti sia piaciuta la strat, e lo sono anche io. Dato che, non so, prenditi un po' di meriti, dai, ogni tanto. O se no digli di guardare la tua strat per il Sage. O se no chiedigli se ha già visto la tua strat per il Sage, non so. Qualcosa del genere. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre, quattro. Quindi tecnicamente. Oh no. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Perfetto. Tecnicamente dovrebbe essere quello il punto in cui devo tirarlo. Però forse era tre. Forse mi sbaglio allora. Non era quattro. Era tre. Tre, sei. Forse era tre, sei. Sì, era tre, sei. 369 burrone? 369 burrone? 369 burrone. Credevo che fosse. Ah, beh, beh, potrebbe essere. Forse era 246 burrone. Invece di 369 burrone. Probabilmente quello. Vabbè, finché la barca va. Ma che figata la sta cosa del 369. Non è già un meme. Non lo so. I meme su questo canale vivono poco. Nel senso che c'era un po' di gente che li faceva all'inizio del canale. E poi hanno smesso. Non tanto perché. Cioè, ma più che altro perché erano fruibili per poche persone, che erano appunto la gente del canale. E io li mettevo poco in risalto. Cioè, a un certo punto ho smesso di postarli su Instagram. Sono stato un pessimo streamer. Allora, questa e questa. Ah, tecnicamente no.
Ah no, aspetta, la Lord di Barrot. E niente, abbiamo perso la Lord di Barrot. Lascio questo e questo, dai. Anzi no, molto meglio questo e questo qui, così non mi vede quando lo passo. Devi chiedere a Bob? Che cosa devo chiedere a Bob? What should I ask Bob? Obiti Bob Bob. Allora. Li ritolgo intanto che scivolo. Viva scivola. Cos'era la frusta? Apollo! SEO sta per shutout, quando le persone ti fanno tipo un... cioè ti pubblicizzano. Gli altri canali. Grazie, figurati. Andiamo da qui, ragazzi. Oh, yes! 40-50! Va bene! Marco è il 10. Com'è messo Gwyn? Com'è? Tre parry, una mano e un R1. Non so perché non fidarmi, ma piccolo sospetto che con l'arma così non faccia, non vada bene. Forse, no, perché secondo me l'avevo provata con l'arma al più 10 addirittura. Non so se rischiare a fare un altro parry. È brutto arrivare qua a chiederselo, ma... qualcuno che ha voglia di fare un test veloce con un piccone cristallizzato al più 1 a Gwyn, vedere se vanno bene 3 per 3 per 2 parry, 3 parry a una mano e un R1 a 2 per ucciderlo. Qualcuno di velocissimo che ha davvero tantissima voglia di fare, ma tanta tanta. Allora, ritorno in mano, cambia qualcosa? No, è scaramanzia. Letteralmente solo scaramanzia. Dipende
Dici veloce, dici white, Mark, non è chiunque, hai ragione. Hai completamente ragione. Manca solo win, manca solo win. Win è scritto così, però fa un po' ridere. Ciao Brescia. Ok, ragazzi, allora adesso smetterò di leggere un pochino la chat e mi concentrerò. Se mi capita di dare un occhio, ci do un occhio. Per favore, mod. Togliete tutto quello che può essere scaramanticamente scorretto in questa chat della serie. Adesso prendi hit o cose del genere. Ok, potrei uccidere qualcuno. Quindi i mod vi tutelano. Allora. GG! No hit solo piccone completato, ragazzi. Fucking GG. Dopo il simbolo scuro e tutte le altre puttanate che mi sono successe in questa cazzo di run, sono un imbecille, qui lo dico e qui lo nego, sono scarso io oggi, sono veramente scarso, però vaffanculo ce l'ho fatta lo stesso. Ticchio, grazie mille dell'abbonamento livello 1. Grazie, Ticchio. Grazie, 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 grazie. Grazie, ragazzi. GG, boys. Quanto siamo arrivati di watt? 167 PB. Mi sa che è il PB 167, ragazzi. 167 PB. Ma che PB? Eh sì. Non si ricorda neanche lui. Ma come? 169? No. Peccato. Cazzo, devo fare un OnlyFans. Oh no, devo fare un OnlyFans. Va bene, ragazzi. Allora, 2:25:31. È un miracolo che sono riuscito a finirla prima di 2 ore e tre quarti. Oddio. Cosa fa Barrot? Barrot si dà fuoco? Barrot, la Lord di Barrot. Cosa farebbe Barrot? Non so, trovo robe divertenti sia da una parte che dall'altra. Ah, beh, Barrot esce. God damn it, boys. Fucking GG. Siamo incredibili, ragazzi. Canzoni vi metto? Non lo so. Non so che canzone mettervi. Dai, mettiamo questa. Anzi,
No, vabbè. No, dai, non la rubo a Galvarn. Rubo Luigi, rubo a Luigi. Esta canción, la tiki song, va bene. Repubblica Dominicana. So neanche come fare a metterla, la tiki song. Mi corazon. Dov'è? Della baciata! Ehi! Ma tutti noi siamo qui solamente per una cosa. Ed è la Tiki Song. Oh, ragazzi, quanta lore. Quanta lore in tutto questo. Ehi, è arrivato anche un giochino di Ryu? Nel frattempo? Dopo lo guardiamo. GG, ragazzi. Grazie le congratulazioni. Grazie, Axel. Allora, ragazzi, se volete essere ringraziati alla fine della run, intanto che c'è la Tiki Song. Buttate qualcosa in messaggio, scrivete io in chat, per favore, fatelo, non fatelo due volte, grazie. Grazie Axel, grazie Joe, grazie Galv, grazie Luigi, grazie Frankie, grazie Brescia, Muni, tutti i mod ovviamente. Grazie Chris, che è arrivato da poco se non sbaglio, o forse non l'ho vista perché ero troppo concentrato. Grazie Pare, grazie Ryu tantissimo per tutto quanto, la carne secca, i regalini su Steam e tutto il resto. Grazie a tutti quelli che hanno fatto le resub in queste live della run minato, del run minatore, ciao. Della run col piccone, è un po' altina la Tiki Song. E chi c'è? Guido? E abbiamo Rorans, miau. Grazie Rorans anche per i consigli per la Noite con l'arco, adesso vedremo di farla. Grazie Simon, ciao mamma. Sì, se volete salutare YouTube, ragazzi, è il momento, perché probabilmente finirà tra poco il video che c'è su YouTube. Dove è la chat? Vabbè, ci possiamo mettere qua. Grazie Pollo, grazie Cloud, grazie Fede, dove sta l'OnlyFans? Lo devo fare, purtroppo lo devo fare davvero. Grazie Andrea, grazie Pierre, grazie Luke. Ciao mamma, ora sono famoso. Ciao, grazie davvero tantissimo, ragazzi. Grazie davvero tanto tanto tanto. Tutto il supporto. Ta ta ta. Arco, prima o poi andrà anche fatta. Sì. Devo dire le solite cose alla gente di YouTube. Fermiamo la Tiki Song, ragazzi. Persone di YouTube. Allora, io vi voglio tanto bene, perché comunque un po' di visibilità in un modo o nell'altro me la date lo stesso. Però siete utili come avete presente? Ecco, adesso sapete che cosa siete voi? Avete presente quando volete tipo pulire completamente una bottiglia d'acqua? Non lo so, cioè volete togliere tutte le etichette, volete lasciare solamente la bottiglia d'acqua. Voi siete quei pezzi di etichetta che rimangono attaccati perché sotto hanno la colla e che nessuno vuole, ma non si riescono a togliere. Siete dei parassiti inutili che non hanno niente di utile e rovinano sempre tutto. Quindi, se volete non essere quello ed essere parte di una community incredibile qui su Twitch, passate su Twitch e diventate delle brave persone. Grazie, complimento. Ah. Vi adoro, ragazzi. Vabbè, ovviamente, ragazzi, mi sembra corretto dedicare la run a Miura. Quindi chiudiamo con Inferno. Dai. Anzi, no, con Ashcrow o con Inferno? Dai, chiudiamo con Ashcrow. Va bene, ragazzi. Probabilmente questa cosa mi darà un sacco di problemi su YouTube, ma dobbiamo farlo. Quindi, ovviamente, ragazzi, la run è dedicata al signor Kentaro Miura, un genio, un maestro, e ci mancherà a tutti quanti. Quindi, grazie davvero per quello che hai fatto per tutti noi. Facciamo così, chiudiamo.
Chiudiamo la run, guardiamo l'in-game time e poi vi abbandono e andiamo a fare il raid a qualcuno. Non voglio finire con la nota triste, quindi fate schifo. Va bene, 2.26 e 56. 2.26 e 56 non è tanto bello. Diciamo 2.25, dai. Fate schifo, ragazzi. Ciao, vi voglio bene. Ciao, 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 ciao. Niente 12.88. Da lunedì Bloodborne.